oggi la strutturazione e l'organizzazione dell'apparato d'accoglienza e promozionale, insomma, credo che quello debba essere il punto di partenza. Il fatto di partire dalla tassazione per andare a riposo sugli strumenti mi sembra alquanto inadeguato come percorso. Perché? Perché lo strumento delle APT e l'organizzazione sia di Trentino Marketing che territoriale è stata pensata un decennio e più fa, come tutti gli strumenti trovano un momento di particolare efficacia ed efficienza, ma dopodiché, come qualsiasi altro strumento, hanno bisogno di essere rivisti, ripensati, riprogrammati, cercando di chiarire in maniera forse più dettagliata quali sono le aspettative che oggi il Trentino ha nei confronti di questi strumenti. Dopodiché, fatta questo tipo di analisi, bisogna iniziare a immaginare di riprogettarli. Ecco che allora credevamo che al di là così, di questa sortita, che peraltro in maniera ufficiale fino in fondo non abbiamo avuto ancora occasione di vederlo questo documento, ma la sortita dei presidenti delle APT sia stata legittima da parte loro, ma un po' fuori luogo, perché anche il documento che hanno presentato, seppur non in maniera del tutto ufficiale, pone all'inizio la questione, come vi ho detto, cioè il fatto di rivedere ruolo, competenze, obiettivi, aspettative, eccetera, delle APT, ma esaurisce questa prima fase nelle prime tre paginette, se vado nel mosso onore non mi inganna, e poi invece dedica tutto il resto del documento al problema del finanziamento. Beh, credo che come sempre si faccia in qualsiasi progetto, vi sia invece bisogno di approfondire la prima parte, e poi una volta approfondita la prima parte si possa poi fare delle riflessioni, tenendo comunque presente ciò che ha detto l'amico Bot un attimo fa, e cioè che oggi il livello di tassazione che abbiamo sul territorio italiano è il più alto d'Europa, ormai lo dicono e lo ridicono quasi quotidianamente, che oggi ci sia anche lo spazio, noi riteniamo, all'interno di ciò che esiste, per fare, come si suol dire oggi, un po' di spending review. La somma complessiva è una somma oggi assolutamente importante, perché poi al di là degli stridi supera i 45 milioni di euro complessivamente, per cui riteniamo che all'interno di questa dotazione assolutamente rilevante vi sia anche la possibilità di fare delle economie di scala, delle economie legate all'organizzazione, del spending review, eccetera. E poi